Tra l'altro, io sono diventata cittadina italiana da poco. Ho ricevuto una settimana fa finalmente il mio passaporto e la mia carta d'identità italiana. E finalmente sono italiana, mi commuovo anche perché è un sogno che si realizza. Ed è bellissimo avere questo documento che finalmente ti dice che sei italiana, cioè sei consapevole, di essere italiana, no? Però non hai quella burocrazia scritta su un documento. Poi anche il fatto che io sono serba e bosniaca, sono due paesi che non sono all'interno dell'Unione Europea. Quindi per me viaggiare prima di oggi era molto difficile. Ogni volta mi trovavo a fare sempre la fila per i paesi extracomunitari. E ogni tanto mi è capitato che per il fatto che avessi passaporto serbo avevo dei problemi, perché non lo so perché, però succedeva. E quindi ogni volta dovevo sempre accompagnare il mio passaporto, la carta soggiorno, e tutte queste cose. Quindi è bello finalmente essere riconosciuta anche come italiana. Però in Italia. No, noi abbiamo il problema che tu non sei italiano dalla nascita. No, per l'Italia il concetto è di sangue, nel senso, è di sangue il concetto. Tu sei italiano perché generazioni, generazioni, generazioni sono italiane da sempre, quindi il concetto di sangue. Ed è molto difficile ottenere la cittadinanza italiana perché chi è nato in Italia da genitori stranieri può fare la richiesta a 18 anni, però anche lì non è detto che te la diano o no. Poi ci sono dei requisiti che devi avere, la residenza, lavoro fisso e via dicendo. E anche lì, quando tu aspetti la cittadinanza, l'attesa va da 1 anno a 5 anni. Io ho aspettato 4 anni. Però altri problemi che riguardano la cittadinanza è il fattore economico. Non tutte le famiglie possono permettersi di richiedere la cittadinanza italiana perché costa veramente tanto, tanto, veramente tanto. E quindi questo è un altro fattore, no? Tipo la mia famiglia, per tutta la serie di problemi che noi avevamo, allora le famiglie. Che questo non riguarda solo la mia famiglia, ma tutte le famiglie che arrivavano dall'ex Jugoslavia, che sono arrivate in Italia e che appartengono alla minoranza etnica romani, si trovano in questa situazione molto problematica, questo limbo senza status, senza identità. La mia famiglia in primis l'ha vissuto, perché quando è finita la guerra, a un certo punto né lo Stato bosniaco ci riconosceva, perché io e mio papà nati nel territorio serbo, sì, serbo, quindi non ci volevano dare lo status. La Serbia stessa cosa, ci rinnegava lo status perché mio fratello e mia mamma hanno nomi musulmani e sono nati nel territorio bosniaco, no? E già uno pensa, una famiglia, metà è serba, l'altra metà è bosniaca, ma capito, prima della guerra era tutta Jugoslavia, cioè, nel senso, no? Quindi è anche divertente questa cosa, io sono serba e mio fratello è bosniaco, cioè. Vabbè, comunque è stato veramente difficile poter arrivare a uno status, però in Italia se tu non hai uno status e sei straniero e vivi nel campo, tu vivi in un limbo, in un limbo che non si ferma perché se non hai status non accedi ai servizi principali, sanità, scuola o l'opportunità di richiedere una casa popolare o di lavorare, soprattutto se non hai documenti, ma hai un documento, tra virgolette, fake, che non ha valore, in cui attesta che tu sei dell'ex Jugoslavia, ma vivi nel campo. Ciao, cioè chi te lo dà il lavoro? Non te lo dà nessuno, perché leggono residenza nel campo, cognome e dicono: ah, ma questo è Zingaro? No. Quindi si attiva tutto un circolo vizioso. E un esempio, io e la mia famiglia abbiamo lottato per tanti anni con lo Stato serbo e bosniaco per avere una cittadinanza.
siamo stati per tantissimo periodo niente. Non abbiamo neanche potuto fare la richiesta di apolide, perché anche per fare la richiesta di apolide c'è una determinata procedura che non è semplice ed è lunghissima. C'è un mio amico che lui ancora adesso sta aspettando lo status di apolide e lui è nato in Italia, a Roma, i genitori sono bosniaci, scappati durante la guerra dell'ex Jugoslavia. Nato in Italia, a Roma non ha uno status, ha fatto tutta la procedura per essere riconosciuto come apolide, sta ancora aspettando. Quindi per i Rom che vengono dall'ex Jugoslavia c'è ancora oggi questo problema. Io e la mia famiglia alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo risolto e abbiamo ottenuto uno status. Però immagina di essere Rom in un campo senza status. Tu vedi gli altri, ma gli altri non vedono te. Tu non hai nome né cognome, non hai diritti, perché questo è il limbo che si crea. Quindi è complicato se vieni dall'ex Jugoslavia, ancora tutt'oggi. Invece per i Rom e Sinti nati, cresciuti da diverse generazioni in Italia, è tutto un altro discorso. Loro sono italiani da sempre. Quindi sono due discorsi diversi per l'Italia.